Il bello e il cattivo tempo è una scenografia, non siamo in ospedale, ma siamo al Teatro De Servi per proprio qualche minuto prima della prima di La Notte della Tosca. Ce la presenta? Pietro Longhi è una commedia scritta da Roberta Sckherl per la regia di Silvio Giordani. Affronta un tema attualissimo, la perdita del posto di lavoro, e l'affronta con ironia, con poesia, anche con alcuni momenti seri. Io sono un ricoverato di una clinica di lunga degenza. Loro sono tre infermiere di un ospedale che è destinato a diventare un albergo di lusso, un albergo a 5 stelle. E quindi loro sono le infermiere, mi accudiscono, perdono il posto di lavoro, a me mi trasferiranno chissà dove, però succede qualcosa a un certo punto. Ovviamente Non lo non diciamo lo perché diciamo, non lo diciamo. venite a vederlo perché Non sennò. lo diciamo che da qui andiamo da un'altra parte. No, non lo Però diciamo, non lo diciamo. diciamo che tutto già nel titolo si Sì, vero, capisce. si intuisce. Vogliamo presentare tutta la squadra, le infermiere? Gabriella Silvestri. Anna Io sono Chiara, Ivana, sì. scusami. Sì, no, prego, Anna Chiara prego, prego. Mantovani. Alida Saccur. Io sono Pier Bresolin. Io faccio parte della sorpresa finale, per cui non Lui vi non dico c'è, chi sono. non c'è, non lo esiste. vedete, Solo ma non non c'è. esiste. Non esiste, non In esiste. scena al Teatro dei Servi fino al 6 novembre, fino al 6 novembre. 3 settimane, vi Quindi aspettiamo. non ci avete scuse, eh? Non No, c'è no, scusa ma di cioè, poi voglio aspettare. dire, l'ospedale però state tranquilli, cioè, è anche divertente, non è che, ecco, vi volevo rassicurare. Ciao. Aspettiamo. Ciao. Ciao.